Ciao amici, come state? Spero tutto bene. Bentornati in Giappone. Siamo a Sendai. Il video di oggi comincia subito dopo aver concluso quello precedente. Arriviamo diretti dalla zona di esclusione di Fukushima. Quindi, per prima cosa mangiamo, perché stiamo svenendo dalla fame. Dopodiché facciamo un salto al Capsule Hotel del video precedente, che ci è piaciuto tantissimo e quindi abbiamo deciso di prolungare il soggiorno anche per questa notte, così non dobbiamo metterci a cercare un posto in cui dormire. Ci diamo una sistemata. Idealmente, magari riesco anche a lavoricchiare un pochino, ma soprattutto vorrei lavare i vestiti. Mi sembra una buona idea considerato il posto che abbiamo visitato oggi. Comunque quanto è bella Sendai, o almeno il centro, la zona della stazione. Non abbiamo ancora visto altro, però domani ci prendiamo un po' di tempo per esplorare meglio i dintorni e ciò che Sendai ha da offrire prima di proseguire verso nord, perché continua il nostro Shinkansen Tour gennaio 2023. Episodio molto simpatico, volevamo fare il bucato ma tutte le scritte sulla lavasciuga erano in giapponese. Abbiamo chiesto aiuto alla prima persona che abbiamo visto nella zona doccia dove c'era la lavasciuga, quindi un signore sulla cinquantina completamente nudo, appena uscito dall'onsen, che si è messo ad aiutarci, a spiegarci le cose con il birillo per aria. È stato divertentissimo. Dai, che dobbiamo andare a mangiare il sushione. Iniziamo con un po' di tempura. Ci hanno portato anche questo. Come lo definiresti, Duccio? È un budino di funghi. Gustoso budino di funghi. Ti piace? Non è buono? No, dai. Ma è proprio un budino. Sì, la consistenza particolare. Il sapore è buono. Consistenza, insomma. Però i funghi sono buoni, eh. Sono degli ottimi porcini. Purtroppo la tempura non è niente di che. Anzi, è una spugnetta intrisa di olio. Niente di speciale, ahimè. Ma sta qua, zucca. Ci sta, dai. Speriamo che il sushi sia meglio, perché costava un sacco di soldi. Sushi è arrivato. Mancano dei pezzi che mi sono già scofanato. Non è entusiasmante, però buono. Avevamo proprio voglia di concludere la giornata con una bella sushiata. Anche se in realtà, ad essere onesti, pur essendo in Giappone, questo sushi non era niente di eccezionale. Nel complesso, uno dei peggiori sushi in Giappone. Però preso singolarmente, fattibilissimo. Allora, diciamo che rapporto qualità-prezzo, niente di che, se no vi avrei detto paradisiaco, incredibile. No, questo dovevamo mangiare. Il problema è che in Giappone alle 21:30 i ristoranti giusti in cui mangiare spesso già ti dicono che è troppo tardi, e quindi ci siamo ritrovati a cenare in cima a un centro commerciale. Ho sonno. Prima di tornare stravolti alle nostre amate catacombe per ricaricare le batterie al termine di questa giornata infinita. Ragazzi, io direi che possiamo concludere la giornata di oggi con una bella dormita. Sistemo un po' tutto il mio ciarpame. Ci manca solo avere tutte le cose in giro. Ci vediamo domani mattina. Ma la strada da percorrere è ancora tanta, quindi mettetevi comodi, perché nella puntata di oggi viaggeremo verso nord in direzione dell'Hokkaido e di un Giappone molto meno turistico. Prima però... Allora, prima del prossimo viaggio sto a casa 10 giorni, quindi ho pensato di ordinare la box di HelloFresh, che non soltanto è lo sponsor del video di oggi, ma mi sfama pure. Però non è che mi mandano del cibo pronto a casa, mi mandano una box, che tra l'altro è interamente riciclabile, piena di ingredienti necessari per preparare le ricette che ho scelto sul sito. Scegli i piatti che vuoi, per quante persone, ci sono anche le opzioni vegetariane, decidi il giorno della consegna e loro ti recapitano tutto il necessario già dosato per preparare un sacco di cose buone. Piatti che normalmente non avrei lo sbatti di fare. Loro ti mandano già la ricetta, semplicissima, anche per uno come me che non sa cucinare. Fantastico, perché così almeno non mangio sempre le solite cose. E finora ho mangiato un sacco di roba buonissima, soprattutto i piatti un po' asiatici, un po' etnici. Senza HelloFresh non credo che avrei mai mangiato un piatto in stile coreano, bibimbap di quinoa fatto in casa. Proviamo un po'. Se anche voi volete provare HelloFresh, vi lascio il mio codice HumanSafari65 per avere fino a 65 euro di sconto sulle prime tre box. Grazie HelloFresh e a voi tutti buona visione. Amici, buongiorno da una Sendai, ahimè, un pochino piovosa. Andiamo ad esplorare il mercato mattutino vicino alla stazione, che si chiama Sendai Asaichi Market, sperando che il meteo non peggiori. C'è tantissima frutta e verdura a prezzi che per noi italiani sarebbero a dir poco proibitivi, ma anche un sacco di pesce e di cibo pronto. È contento Reda, che si è svegliato tardi, ha saltato colazione, quindi mangia adesso. Ma secondo me in Giappone entri nell'ottica che la mattina il pesce ci sta. Cioè, almeno per me, a casa non mi mangio una roba col salmone a colazione, però qua ci sta. Sarebbe un peccato venire in questo mercato del pesce senza assaggiare qualcosa, quindi facciamoci una bella ostrica della prefettura di Miyagi. One, two, one. Ok, thank you. ETF.
Mi ha colpito questo stand perché le ostriche sono enormi. Voglio vedere la differenza con quelle che mangio di solito in Puglia. Possiamo mangiare direttamente qua. Ne hanno di due tipi, Iwate e Miyagi. Ok, Miyagi sono un po' più cremose, Iwate sono un po' più salate. Io voglio provare quella di Miyagi, che è quella local. Raga, è arrivata la prima ostrica, quella che si mangerà Duccio è gigantesca. Miyagi and the creamy and the syrup. Hanno preparato anche la mia è un pochino più raccolta, più minuta. Sembra veramente fresca. In realtà, devo essere sincero amici, i ragazzi ridono ma ci sta. Sono un po' in difficoltà a mangiare questa ostrica, perché le nostre sono più piccole, vero Nick? Ma è un pezzo unico così, eh. Asso zio. Ci sta? Forte? È forte, ma è gustosissima. È veramente gustosa. L'unica cosa che mi destabilizza un po' è che sono le 10 di mattina. Si può dire? Sì. Paradisiaca, inenarrabile, mondiale. È forte? Metto anch'io un po' di salsa di soia. Ci stava anche il wasabi, vediamo. Sgocciola! Non riesco a prenderla, zio. Ok. Mi sembra di essermi tuffato nel porto di Venezia con la bocca spalancata. Buono. Ti dirò la... sinceramente sono più buone le nostre. Preferisco quelle che mangio in Puglia. Buona è buona, però facilmente dimenticabile. Non ti prende a pugni il palato. Però il sapore è bello deciso, eh. Sa di Porto Venere. Mi piace molto il contesto. Girettino al mercato fatto. Procediamo in direzione della prossima tappa. Ha smesso di piovigginare, per ora. No, raga, no, se entriamo in questi posti alla fine. No, bellissimo. Basta, basta. È che io con la scusa che devo comprare stupidate per l'ufficio di Milano finisco per perdere un sacco di tempo e un sacco di soldi in questi posti. Oddio, sfiatare ostrica dentro la mascherina mi fa sentire tutto inebriato. Senti a Portofino. Così, in mezzo ai condomini, scalinata, Shiogama Shrine. Andiamo a vedere questo piccolo tempio shintoista. Tra l'altro abbiamo una gran voglia di camminare anche oggi. È il paese dei contrasti, amici. Tempio che sembra immerso nella foresta, poi ti giri, palazzoni. Io non trovo brutti i palazzoni al di là del tempio, quanto trovo bello il tempio in mezzo a tutto questo cemento. In realtà noi siamo venuti da queste parti perché volevo esplorare questo santuario. Aoba Jinja si chiama e risale al 1874. Tempio shintoista. All'ingresso c'è il Tori, che è stato danneggiato durante il fortissimo terremoto del 2011, che ha sconvolto la regione del Tohoku. Ahimè, gli edifici che possiamo ammirare oggi non sono quelli originali, sono stati ricostruiti. Non che non siano belli, però sono del 1927, dato che i giapponesi costruiscono tutto con il legno, che sarà anche antisismico, ma purtroppo non è antincendio. Siamo qui anche perché a Sendai c'è una delle cose che volevo vedere in Giappone da tantissimo tempo, una delle statue più alte e imponenti del mondo. Siamo arrivati in una stazione un pochino lontana, ma si intravede già dietro alle case. Dalle foto fa spavento, sono curioso di vederla dal vivo. Per raggiungere la statua dovevamo percorrere un sacco di strada a piedi in mezzo ai quartieri residenziali. Ci è venuta fame e quindi ho avuto la buona idea di fermarci in un bel supermercato giapponese, non soltanto per fare un giro ma anche per pranzare, perché sono sempre il posto perfetto per mangiare bene cose diverse spendendo poco. Super economici anche questi paninetti ripieni, fette di pizza dall'aspetto alquanto discutibile e anche fette incartate singolarmente. Una fetta di pizza 237 yen. Poi guardate quanta pasta pronta, tra cui anche il loro concetto di carbonara con la pancetta, la panna e i funghi. Quanto sono belli questi meloni, costano soltanto 12 euro. I salumi però hanno veramente un aspetto poco invitante, almeno per me, cioè io così non li comprerei mai. Guarda, vendono anche il pollo precotto del 7-Eleven, solo che siamo in un supermercato. Invece il pesce è tutta un'altra cosa, cioè quanto è bello questo sashimi. Io me ne prendo un po'. Comunque abbiamo fatto bene a fare la strada a piedi, perché altrimenti prendendo i mezzi avremmo saltato il super supermercato giapponese, che vale sempre la pena di vedere. Io ho preso sashimi, tonno, polpo e branzino. Freschissimo. Pescheria, tagliato, mangiato. A me piace un botto il sushi dal supermercato. Molto di più di quello del combini. Proviamo il polpo. Gommoso, il giusto. Poi c'è il tonno. È più buono. Vabbè.
Lo so che è solo di guarnizione, però a me ogni volta spiace sprecare tutto questo daikon. Perché alla fine è cibo pure questo, verdura. Non credo che lo mangerò tutto. È una verdura che sa di acqua. Magari dopo faccio un altro giro. Adesso assaggiamo anche i gamberi. Sono troppo bravi a presentarti il cibo e quindi ti invogliano proprio a spendere. Maledetti giapponesi. Guardate che aspetto che ha. Fotina, questo lo mangio al naturale. Buono. Ammetto che la presentazione è meglio del sapore, ma è un gran gambero. Più che altro per me che adoro questo cibo è lo sfizio che ci voleva. Guardate che comodo qua per mangiare da soli. C'è anche la presa elettrica, io ho messo a caricare il telefono. E se uno vuole qua ci sono i microonde, c'è anche l'acqua, sia fredda che calda. Se ti viene voglia di fare un tè. Il bollitore, il lavandino per lavarsi le mani. Molto utile se mangiate i gamberi. Ma soprattutto qua ci sono i dolci, così quando hai finito di mangiare ti viene voglia di andare a comprare qualcos'altro. E infatti Reda si è comprato qualcos'altro. Non te l'ho mai preso. E mi sono preso l'ananas come dolcino. C'è il tè verde gratis? Fatto bene a non prenderlo. No? Anche io. Ah, mi sa che è matcha proprio, eh. Ah, ce lo sta preparando il signore, che carino. Ok, adesso ci conviene uscire perché la tentazione di mangiare qualcos'altro è molto forte. Dov'è che eravamo rimasti? Raga, ma cos'è? Madonna! Oh, ma è assurda, eh. Ma che roba è? Pazzesca! Cioè, ma è veramente spaventosa! È spuntata da un momento all'altro girando l'angolo, che si erge in mezzo ai palazzi! Pazzesco! Questa mastodontica statua raffigura la Dea Cannon, divinità della pietà, della misericordia. E pensate che quando è stata inaugurata nel 1991, anche io sono stato inaugurato nel 1991, questa era la statua più alta del mondo. Poi è stata superata più volte, adesso dovrebbe essere la sesta statua più alta di tutte. Per darvi un'idea, 100 metri spaccati, 7 metri più alta della Statua della Libertà. È come avere una Statua della Libertà in città. E quando esce il sole si vede che proietta la sua lunghissima ombra su tutta la facciata dell'hotel accanto, che sarà alto 15-16 piani. Mi fa sentire piccolissimo. A rendere il tutto ancora più strano il fatto che sia costruita in una zona a caso, neanche troppo bella. Con 500 yen c'era un ascensore. Si può salire? Sì. 500 yen, saliamo. Pensavo che una volta in cima la cosa più bella sarebbe stata il panorama, invece è l'interno della statua. Incredibile! Per fare prima abbiamo raggiunto la Sendai Station direttamente in taxi, abbiamo anche recuperato i bagagli. Sul taxi ho scoperto che sono ben 1 ora e 46 minuti di Shinkansen per la prossima destinazione. Che bello, raga, si dorme! E come per magia, nuova città sbloccata, eccoci arrivati a Daomori. Sono qui per due motivi principali. Quello che secondo me può essere il museo più figo del Giappone e il tonno, dicono che sia quello più buono. E c'è anche un terzo motivo. C'è un sacco di neve. In realtà non c'è tantissima neve. Comunque andiamo a cena prima che chiuda tutto. Allora, non vi ho detto niente per la cena di stasera. L'unica cosa che vi ho detto del ristorante stasera? Che si mangiava yakitori. No. Che chiude alle 23. No. Che è una sorpresa. L'unica cosa che vi ho detto è il ristorante di stasera è buono. Sì. Ah, ok, sì. Ho capito forse. Non puoi. L'unico indizio è che è buono. No, è chiuso. Ma dai. No, la mia gag incredibile. Ma come fa a essere chiuso? Non sono manco le 9 di sera. Era buono questo ristorante. 18:21. No. Pessimo coordinatore. Sembrava veramente buono. Sembrava veramente buono. Sono troppo triste. Dove andiamo adesso? Sembra carina questa spa. Ci veniamo? Hai chiuso anche questo, mi sa. Chiuso. Sarei stato felice di provarlo. Burla del Nick. Ma è chiuso pure questo. Ma perché Guo me lo dà aperto? Dai. Chiude alle 23, c'è scritto. Guarda. Avevo trovato osteria e Baccaro Lince. Ma ci sono così tanti italiani a Omori? È tutto chiuso. Non ci rimane che mangiare al 7-Eleven. È qua. Non poteva essere chiuso anche questo. Il panino con la pasta? Hai preso? Fa vedere. Presentazione del panino. Duccio, che voto diamo? Alla fine il panino con gli spaghetti non è poi così male. Non ha senso, ma è buono. E questa qui è la mia cena del combini. Ho preso un po' di verdure, per fortuna. Un panino col pollo arrosto. Un generico roll. Questa cosa strana di mais e maiale. E del pollo. Questo è pollo precotto. Troppo cibo? Probabilmente sì. Però era per fare il video. Qua. Tac. E voilà. Riso, alga, pochissimo pesce,
e tanta maionese. Però raga, la maionese in Giappone è proprio più buona. Io non vado pazzo per gli onigiri, preferisco i roll. Alla fine c'è dentro la stessa roba, però qui hai meno riso. Ma certo, basta riso. Loro vanno all'altro combini perché qua era finito il pollo fritto. Aia. Io invece provo il pollo precotto. Noi siamo mangiatori cereali di pollo fritto. Sono contento che non ci siano queste cose in Italia, altrimenti, cioè, non cucinerei proprio più, mangerei solo sta roba. È praticamente pollo scondito con soltanto un po' di pepe sopra e mi sa che è la cosa più sana che mangerò stasera. Proviamo il paninetto col pollo arrosto, che mi emoziona più che altro perché finalmente mangio un po' di pane. Abbastanza sicuro sia il primo pane che mangio dall'inizio del viaggio. Vi mentirei se vi dicessi che lo trovo buono. Questo hummus all'aglio è perfetto per accompagnare le verdure. Questo andrebbe scaldato, ma come avete notato mangio il cibo freddo. È cotto? È mais col bacon. Salire fino ad Aomori per fare una cena del combini fa abbastanza ridere, ma non c'erano altre opzioni. Di positivo c'è che ho mangiato le verdure e non ho mangiato nulla di fritto. Aomori di notte con la pioggia e i mucchi di neve al lato della strada, non lo so, mi viene in mente, sembra un po' un livello di Metal Slug. Colazione presa 4 euro, 10 euro per la cena, direi top. E adesso giustamente vi devo far vedere la camera. Buonanotte zio. Ciao Nick. Ci vediamo domani mattina. Ciao. Abbiamo tutti la singola, costava pochissimo. Tesserina. Porta autochiudente. Togliamoci le scarpe. Ingresso armadio, spazzola e calzascarpe, babbucce, specchio, appoggia bagagli, due cestini, zona scrivania con bollitore, deodorante per vestiti. Questo te li fa profumare, è una figata perché gli hotel di questa tipologia, ve lo spiego dopo. Acquetta in dotazione, menù di Domino's nel caso tu voglia ordinare una pizza, brochure, carta da parati, frigo, un bel letto, televisore gigante, comunque il letto è il 90% della stanza, tendaggi, vista. Siamo al nono piano, qui c'è una torcia, prese di interruttori, ma miriamo il bagno. Guardate che bello. Doccia, dispenser, che contengono le stesse cose che però hanno messo anche qua. Shampoo, balsamo e bagnoschiuma. Cioè, il senso di metterli sia qui che lì. Lavandino, tra l'altro l'acqua della doccia arriva dal lavandino. WC giapponese, asciugamario e tutte le altre possibili amenities. Nicolò, parlo in italiano, l'ho studiato al turistico. Come si chiamano tutte le cosine che ti lasciano in bagno, in stanza? Le amenities, non lo so. Prima di andare a letto, allora, questo deodorante, perché è qua? Questo hotel fa parte di una catena che prevalentemente ha tutte stanze singole, non che la doppia sia molto più grande, ma non è importante perché le stanze sono fatte per i salaryman che fanno troppo tardi la sera a bere con il capo e si ritrovano a perdere l'ultimo treno invece che tornare a casa dalla moglie che poi li sgrida, giustamente, rimangono a dormire in un posto così. E visto che a fine serata i vestiti puzzano, ti danno questo per farli riprofumare, così il giorno dopo te li puoi rimettere e riandare al lavoro. Il Giappone, che posto affascinante. Buonanotte. Bene amici del cuore, spero tanto che vi sia piaciuto l'episodio di oggi, non vedo l'ora di mostrarvi cosa succederà nella prossima puntata che vedrete qui sul canale lunedì alle 19 come sempre. Mentre su sivola.it trovate tutti i nostri fantastici viaggi in Giappone e non solo, c'è da perdersi guardando tutti gli itinerari che abbiamo. Link al libro come sempre se volete supportare la raccolta fondi. Grazie per aver visto questo video fino alla fine, ci vediamo settimana prossima.